Buongiorno a tutti, seconda giornata del Roland Garros, prime due partite degli italiani, dopo giocheranno Sonego e Musetti, prime due partite degli italiani sono andate bene, però con quanta sofferenza per Jannik Sinner che ha vinto una partita persa al quinto set. Sinner si è ritrovato ad dover affrontare nel quarto set sul 4-3 per Herbert, 2-7-1 Herbert, 4-3 Herbert. Sinner ha dovuto annullare tre palle break consecutive, è andato 0-40, ha rimontato da 0-40, ha concesso altre due palle break e poi è riuscito a ribaltare la partita, annullando poi sul 5-4 Herbert ha annullato anche un match point. Quindi per Sinner è stata veramente dura, è stata veramente difficile. Non sembrava perché il primo set è stato a senso unico, poi Sinner è calato in maniera importante, per fortuna si è ripreso appena in tempo. E il quinto set ha fatto il break in apertura e poi lo ha difeso quasi senza problemi fino in fondo. Comunque, per fare strada a Parigi serve uno Jannik diverso, serve uno Jannik che non conceda queste occasioni ai suoi avversari, perché con Herbert, la partita la puoi anche rimediare, quando inizi a trovare giocatori un pochino più navigati e un pochino più esperti, la situazione potrebbe diventare assai complicata e di strada potresti farne veramente poca. Una gioia invece ce la dà Gianluca Magher che batte Gojovic, il tedesco, in 4-7, 6-2, 3-6, 6-4, 7-5, partita tutto sommato controllata da Gianluca, bene così. Quindi ne portiamo due, il punteggio di Sinner, mi sono scordato di dirlo, 6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4, una partita durata per Sinner 3 ore e 35 minuti, è una partita che mostra i limiti di questo ragazzo che purtroppo erano evidenti a partire da, parliamoci chiaro, la stagione della terra di Sinner non è soddisfacente. È vero che ha trovato Djokovic, è vero che ha trovato Nadal, è vero tutto, però questo ragazzo rischia di perdere partite che non dovrebbe perdere. Herbert per uno come Sinner non dovrebbe essere, non ci devi arrivare al quinto set. Se parti negli slam arrivando al quinto set al primo turno diventa dura. Finché hai 19 anni, reggi, fra qualche anno questi quinti set non ci devono essere perché poi le energie contano. Però prendiamo ciò che di buono c'è, di italiani ne abbiamo portati 2 su 2 al secondo turno. Sorprese, ad ora non ce ne sono state, o meglio, c'è stata l'eliminazione di Tiafoe, ma insomma è una sorpresa relativa, nel senso che sono giocatori che più di tanta strada non faranno. E appunto dicevo che più tardi giocherà Sonego con Harris e poi bel test per Musetti contro Goffin. Ripeto, bene così, di italiani maschi ne portiamo tre, già tre al secondo turno, c'è Fognini, c'è Sinner e c'è Majer. Nelle donne, occupiamoci anche un po' del femminile, nelle donne ancora non sono iniziate né la partita della Giorgi e neanche la partita della Trevisan, quindi ancora le donne al video successivo per l'aggiornamento. Detto questo, ripeto, ritornando al discorso che buona vittoria abbastanza semplice per Gianluca Magher, un Sinner che ha sofferto troppo contro un avversario con cui doveva vincere abbastanza agevolmente in 3 set e siamo andati al quinto.
Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento alla dopopartita di Sonego e di Musetti e poi a stasera per lo speciale della seconda giornata degli Open di Francia del Roland Garros. Sono iniziate le 2 settimane più belle sulla terra battuta. A dopo.